In via degli Strozzi troviamo l'omonimo Palazzo Strozzi, che Filippo Matteo Strozzi fece erigere da Benedetto da Maiano e Simone del Pogaiolo, detto il Cronaca, tra il 1489 e il 1504. Ricalca l'esempio del Palazzo di Michelozzo per il Palazzo Medici Riccardi, ovvero un organismo raccolto attorno ad un cortile porticato. Con finestre bifore, abolizione degli stacchi coloristici tra i piani attraverso un uso uniforme del bugnato che conferisce a Palazzo Strozzi un aspetto arcaico e massiccio. Rimasto fino al Novecento inoltrato in proprietà della stessa famiglia, che aveva sulla piazza un altro palazzo, detto dello Strozzino. Il Palazzo Medici Riccardi è l'attuale sede del Consiglio Provinciale, opera di Michelozzo, commissionata da Cosimo il Vecchio, membro della famiglia dei Medici. La sua facciata è un capolavoro di sobrietà ed eleganza, sebbene presenti caratteri eccezionali come l'uso del bugnato, che nel Medioevo era riservata ai palazzi pubblici, dove aveva sede un governo cittadino. Via dei Calzaiuoli. La strada prende il nome dalle botteghe dei mercanti e fabbricanti di calze, che potevano essere alla cintola, al piede o con tanto di suola. Questo nome in realtà era proprio solo di un tratto della strada e si sostituì, dopo l'allagamento del 1842-44, ai nomi dei cacciaioli, dei pittori, degli adimiri e altri che si dividevano l'occupazione della strada stessa con le loro attività. Situata nel nucleo romano di Firenze, è una delle strade turistiche della città, piena nella maggior parte della giornata di persone che non solo vi circolano attratte dal patrimonio in essa presente, ma è anche la via dello shopping. Aperta in più riprese iniziando dagli ultimi del 200, mentre si veniva costruendo il Palazzo dei Priori o dei Signori, che costituivano, insieme con il Gonfaloniere di Giustizia di Firenze, e che, rimasto sempre con nomi variati la sede dell'autorità cittadina, è tuttora, col nome di Palazzo Vecchio, la sede del municipio. Si affacciano sulla piazza il Palazzo Vecchio, la Loggia della Signoria o dei Lanzi, o ancora Loggia dell'Orcagna, il Tribunale della Mercanzia, Palazzo Ugoccioni, Palazzo delle Assicurazioni Generali. Piazza della Signoria è affollata durante la maggior parte della giornata da numerosi gruppi di turisti in visita alla città. Attratti dall'immenso patrimonio di opere d'arte presente, essa è sia l'inizio che la fine di un ben più complesso paesaggio urbano, edificato e rappresentato dal sistema che si sviluppa da essa fino a Piazza dei Pitti, dove trova origine un altro celebre palazzo, di una delle famiglie nobili di Firenze, appunto la famiglia Pitti. Celato fra il contesto edificato e inglobato negli edifici stessi, si sviluppa un percorso pedonale interno, sopraelevato, nascosto alla vista. È il corridoio vasariano, che consente di attraversare il Palazzo degli Uffizi, giungere sui Lungarni fino a Ponte Vecchio e infine arrivare a Palazzo Pitti.
il Ponte Vecchio, oltre a collegare fisicamente la città storica con l'Oltrarno, rappresenta uno dei ponti più famosi del mondo, unico nel suo genere. Il ponte, infatti, non collega soltanto le sponde del fiume Arno, ma su di esso prosegue la vita quotidiana, quella del commercio. Passaggio pedonale e luogo di vita, Ponte Vecchio è oggi occupato da numerose botteghe orafe. Siamo in piazza del Mercato Centrale, luogo in cui oggi si svolge il mercato di San Lorenzo, sia lungo la strada che nel mercato coperto. Famoso per la ricca varietà di pelli lavorate in capi di abbigliamento, borse e accessori, si trova nella prossimità della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e della Basilica di San Lorenzo, opera anch'essa del Brunelleschi. Dall'antichissima piazza, dedicata al venerato martire del secolo III, consacrata da Sant'Ambrogio nel 324, distrutta da un incendio nel 1417, riedificata quindi su disegno di Filippo Brunelleschi. Da essa prendeva nome anche la porta di San Lorenzo, del penultimo cerchio di mura.